Serie B-Win, tutti i colori della passione. 31esima giornata della Serie B-Win, all'Atleti Azzurri d'Italia scendono in campo Albino Leffe e Vicenza. I bergamaschi di Mondonico inseguono i 3 punti per allontanarsi dalla bagarre play-out, gli stessi 3 punti che permetterebbero a Maranna e i suoi ragazzi di non abbandonare il sogno play-off. Dopo l'inno nazionale per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il fischio d'inizio del signor Corletto di Castelfranco Veneto. Avvio più autorevole, quello del Vicenza, sicuramente in un momento di forma migliore rispetto all'Albino Leffe. Di Matteo, che è il nono sulla sinistra, mette in mezzo un bellissimo cross dove Soligo è pronto ad avventarsi sulla sfera, ma in spaccata la palla termina altissima. Rivediamo la conclusione dell'ex capitano della Salernitana, sfera alta. Poi la reazione dell'Albino Leffe tarda ad arrivare, si arriva quindi al 42esimo dove Cocco aggancia in aria con il piede destro, poi cerca di battere Russo, ma Martinelli si immola e salva i suoi. Rivediamo la conclusione, prima l'aggancio bellissimo di destro e poi la conclusione di Andrea Cocco, che trova però la gamba destra di Martinelli che mette in angolo. Passano però solo 2 minuti e Cocco trova il bersaglio grosso, questa volta su cross di Previtali, la torsione aerea di Andrea Cocco. Ricordiamo il suo secondo gol stagionale dopo quello rifilato alla Triestina. Rivediamo il gol, cross di Previtali da 3/4 e Cocco batte Russo di testa, è 1-0 Albino Leffe. Finisce il primo tempo, inizia il secondo, si attende la reazione dei Veneti, ma la prima vera azione da gol del secondo tempo è ancora di marca Albino Leffe. Sissé ad approfittarsi di un Martinelli incerto quest'oggi, però Russo si oppone alla grande, alla conclusione a giro di Sissé. Rivediamo l'incertezza di Martinelli, Sissé aggancia di destro e poi prova il tiro al giro sul secondo palo, ma Russo fa buona guardia. Ingresso in campo di Cellini, l'ex dell'incontro, 131 presenze in maglia Albino Leffe e 45 gol per l'ex bomber bergamasco. Però l'Albino Leffe a siglare il gol del doppio vantaggio con Cristian Zenoni, lasciato colpevolmente solo a centro area sul cross di Bombardini. Rimane calmo Mondonico, incredulo invece Maran, che di certo non si aspettava tale solitudine lasciata a Cristian Zenoni, che è abile a battere di testa Russo per il doppio vantaggio dei padroni di casa, che cercano addirittura il terzo gol. Siamo al 70esimo quando Previtali aggancia dai 30 metri e fa scoccare un tiro di destro. Ancora Russo fa ottima guardia in 2 tempi, però al 70esimo la reazione del Vicenza. Sponda di Abruscato per Cellini che sigla il 2-1, ma viene annullato per posizione di offside di Abruscato. Rivediamo, quantomeno dubbia la posizione dell'ex attaccante del Torino. Poi il gol di Cellini. Al 78esimo però è valido il gol del Vicenza con Abruscato, che è bravissimo a sfruttare una torre aerea di Gavazzi su corner di Matteo Paro, il neoentrato ex juventino, che batte il calcio d'angolo, torre di Gavazzi, rivediamo dal replay, e Abruscato che forse con la spalla sigla il gol del 2-1. E ancora Vicenza, Luoni all'88esimo si oppone alla doppia conclusione, poi Matteo Paro sigla il 2-2. Ecco qui il gol del Vicenza. Rivediamo la doppia opposizione di Luoni e poi Paro da fuori al volo, ottima la conclusione dell'ex juventino che batte Tomasic per il 2-2. È l'ultima vera azione di gioco. Albino Leffe e Vicenza impattano per 2-2, grande rimpianto per i bergamaschi che hanno dilapidato un po' ingenuamente il doppio vantaggio, mentre Vicenza ha sbadato in occasione dei gol subiti, ha però fatto denotare un'ottima reazione che appunto sottolinea l'ottimo momento di forma degli uomini di Maranno.